Ciao da Simona Vignali, oggi parliamo di Ayurveda. Voglio farvi conoscere un lato di me che forse non conoscete. Dovete sapere che ho vissuto diversi anni in India quando ero più giovane, studiando Ayurveda presso maestri, presso istituti, università indiane. Quando sono tornata in Italia, ho fondato una scuola di Ayurveda e massaggio ayurvedico e ho scritto un libro per divulgare questa scienza meravigliosa. È un bellissimo manuale, mi piace molto. Trovate il link in descrizione, andate a vedere. Poche cose sono attuali come l'Ayurveda, al di là dei nomi indiani. La mia missione è rendere l'Ayurveda comprensibile perché tutti devono conoscerlo e usarlo per la propria salute. Questo è il mio primo video di una serie che vi introdurrà in questo argomento. Ecco allora 7 cose che forse non sapete sull'Ayurveda. Ayurveda, scienza della vita. Ayurveda è una parola sanscrita, una delle lingue più antiche della terra. È composta da due parole, Ayus che vuol dire vita e Veda che vuol dire scienza ed è una scienza sacra, dosha. La medicina ayurvedica identifica 3 forze intelligenti o dosha. Sono composte da 5 elementi: etere, aria, fuoco, acqua e terra. I dosha conferiscono certe qualità alla materia e sono presenti in tutto, dal cibo alla nostra costituzione fisica. Vata, pitta, kapha o kapha. I 3 dosha sono vata, pitta, kapha. Vata è l'unione di aria con l'etere. Pitta è l'elemento fuoco. Kapha è l'unione di terra e acqua. Costituzione ayurvedica. Vata, pitta e kapha sono le costituzioni ayurvediche di base. In ciascuno di noi si combinano in proporzioni diverse e danno vita alle nostre caratteristiche fisiche, mentali, emotive e spirituali. Secondo l'Ayurveda non c'è migliore o peggiore, il nostro compito è vivere in accordo secondo il nostro dosha. Questa è la vera salute. Se vi piace questo video un po' diverso dal solito e volete vederne altri così, fatemelo sapere con un bel mi piace, tanti mi piace, altri nuovi video. Panchakarma è l'insieme delle pratiche di depurazione del corpo secondo la medicina ayurvedica. Comprende moltissimi trattamenti diversi, come il massaggio e altre tecniche che vengono applicate secondo la costituzione e la condizione di ciascuno. Astrologia vedica. L'Ayurveda è una scienza integrata, abbraccia tutte le discipline scientifiche, rimedi naturali, alimentazione, psicologia e anche astrologia. L'astrologia vedica studia da millenni il legame tra le stelle e il nostro destino, o karma in sanscrito. Pensate che alcuni astrologi vedici conservano ancora delle antiche foglie di palma dove c'è scritto il destino di ogni persona. Vai dall'astrologo e in base al giorno in cui vai, il tuo nome e la data di nascita, può trovare il tuo destino sulle foglie di palma e ci azzecca sempre. Non ci credete? Venite in viaggio in India con me, potrete vivere questa esperienza in prima persona. Shirodhara. Ah, lo Shirodhara è la famosa colata di olio caldo sulla fronte, uno dei trattamenti più simbolici dell'India. Ma sapevate che per l'Ayurveda è un vero e proprio trattamento psichiatrico? Se volete affidarvi a un centro professionale dove fare questo e altri trattamenti ayurvedici, potete venire a Milano nel mio centro, lo Spazio Solo Salute. Ora che ne sapete un po' di più sull'Ayurveda, è arrivato il momento di iscrivervi al canale, attivare tutte le notifiche e abbonarvi. Così sostenete il mio lavoro di divulgazione con un piccolo contributo mensile. Per tutti gli abbonati al canale, nella tab Community ci sarà un estratto gratis del mio libro sull'Ayurveda con il test per individuare la vostra costituzione. Vata, Pitta o Kapha? Abbonatevi, poi fate il test e scrivetemi il vostro dosha. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!